pubblico la sala delle fatiche di Ercole. Buongiorno dal TGR Lazio. La situazione in rifiuti a Roma ancora in primo piano. La commissione parlamentare sulle ecomafie ha ricevuto il verbale dell'ispezione effettuata dal NOE negli impianti di trattamento dell'AMA di Via Salaria e Rocca Cencia. Una situazione descritta come al limite, ma il Campidoglio ribadisce: noi non apriremo né discariche né inceneritori in provincia di Roma e nel Lazio. I particolari nel servizio di Virginia Polizzi. Nessuna ricerca disperata di una discarica in provincia di Roma. Basta con le menzogne, avverte il sindaco Virginia Raggi, e il presidente della commissione capitolina all'ambiente aggiunge: il nostro piano dei rifiuti arriverà al 70% entro il 2021. Abbiamo un piano strategico, un piano industriale che mira a un'impiantistica sostenibile. Non vogliamo pesare chiaramente nelle città limitrofe e nella provincia. Roma deve diventare autonoma per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti. Dobbiamo arrivare alla chiusura della filiera. Intanto, sempre sul tema dei rifiuti, AMA e i sindacati hanno raggiunto un accordo per gli interventi nei due impianti di trattamento meccanico e biologico del Salario e di Rocca Cencia. Nei giorni scorsi ispezionati dai carabinieri del NOE, che hanno certificato vasche piene e svuotamenti mancati da mesi. L'intesa, tra le altre cose, prevede la manutenzione degli impianti di areazione e climatizzazione e una fornitura più regolare dei dispositivi di sicurezza per i dipendenti, come mascherine e guanti. Siamo realmente soddisfatti, l'azienda ha finalmente ammesso i problemi, sottolinea Natale Vicola, segretario generale della FPCGL Roma e Lazio, un impegno concreto per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.